Bene, Hare Krishna, buonasera a tutti e a tutti, grazie per essere venuti a condividere questo argomento interessante stasera. Allora, abbiamo intitolato questo incontro Latte, due punti, necessario, optional o dannoso? Riflessioni sulle scelte alimentari dalla prospettiva vegan e dalla tradizione vedica. Certo, vi ricordo il contesto qua, siamo in un centro Hare Krishna, un tempio Hare Krishna, dove si segue la cultura vedica e quindi qualcuno dirà che siamo un po' di parte, no? Perché magari nel senso la cultura vedica dice certe cose sul latte, il consumo del latte, e altre tendenze odierne dicono o enfatizzano altri aspetti. Tuttavia, certo, noi siamo più preparati dal punto di vista della conoscenza o scienza vedica e quindi naturalmente presentiamo più informazioni da quel punto di vista. Tuttavia cerchiamo giustamente, come insegnano i veri maestri, di essere imparziali, neutrali, non è che... È un argomento un po', dipende poi come la vive la persona, alcuni lo vivono in modo molto sereno, rilassato, altri invece come qualcosa di molto importante che deve essere assolutamente risolto. Ma non è facile, non è un argomento così semplice, diciamo, il fatto del il consumo del latte, ci sono diverse implicazioni. Quindi io diciamo, dirò alcuni aspetti, cioè presento alcuni aspetti, diciamo, quelli che le informazioni che abbiamo, almeno basilari, generali, sia dalla parte della scelta vegan, di questo trend che c'è oggi, delle persone, bellissimo, di evitare l'abuso, la violenza verso gli animali. E nello stesso tempo quello che sono appunto gli insegnamenti della scienza vedica. E vedere anche come praticamente possiamo affrontare e risolvere questo dilemma, diciamo. Certo, non pretendiamo di dare una soluzione, perché poi ognuno di noi deve vedere con la sua coscienza, no? Deve fare i conti con la propria coscienza di come affrontare questa cosa, no? Certo, per le persone che si nutrono di carne, uovo e pesce, non si pongono neanche il problema del latte o non il latte. Dice, per noi non è un problema, questa è la tradizione, questo è il sistema, io mi nutro come ho imparato dai miei genitori, non si pongono neanche il problema della violenza o meno verso gli altri esseri viventi. Questo argomento è interessante, più che altro rilevante per le persone che sono sensibili verso gli altri esseri viventi. Gli animali sono gli animali, anche le piante sono esseri viventi come noi. E quindi ci sono delle responsabilità se noi commettiamo delle violenze verso questi esseri viventi. Comunque anche all'interno delle persone che hanno questa, diciamo, tendenza, questo desiderio di non fare violenza, ci sono posizioni diverse. Allora, il latte è una domanda importante. Il latte è veramente necessario? È necessario il latte per vivere in salute, in equilibrio? Lo so che penso che molti di voi avranno magari cose da dire, io comunque raccolgo e metto insieme diverse informazioni, poi alla fine magari integriamo con le vostre esperienze, le vostre punti di vista. Si sente bene? Sì. Allora, il latte è veramente necessario? I vegan hanno fatto uno studio, dicono che di solito le persone diventano vegane per tre motivi principali, poi ce ne possono essere altri, ma principalmente per tre motivi. Uno, per evitare la sofferenza, di creare appunto sofferenza agli animali.
due per la salute personale, il latte secondo loro, secondo alcuni il latte non fa bene alla salute, e tre sono l'ambiente, no? L'ambiente, la cura dell'ambiente, perché l'allevamento degli animali, delle mucche, non sappiamo, crea diversi, no? Per allevare gli animali si devono usare tantissimi, no? Tantissimi terreno, ci sono tanti tipi di, le falde acquifere vengono inquinate, ci sono, no? Tanti effetti sull'ambiente. Allora, principalmente le persone diventano vegane per questi tre motivi, questi dicono gli studi, no? Allora, la scienza vedica ha qualcosa da dire sul primo, no, il primo punto siamo tutti d'accordo, almeno sembra, no? Sia la scienza vedica, durante la sofferenza degli animali non va creata, gli animali vanno protetti, non solo non dovrebbero essere, non si dovrebbe fare violenza agli animali, ma dovrebbero essere protetti, ancora di più la mucca, dice la scienza vedica, che è come una madre. Come una madre perché dà il latte, no? Perché dà. Ebbene, in questo senso il latte, appunto, secondo la scienza vedica è importante. Beh, anche la scienza moderna dice che il latte, no? C'è la vitamina B12, è specialmente presente nei latticini, no? Il latte, almeno diciamo, in grande misura, da quello che so, no? Quindi è la cosa più naturale, cioè è necessaria questa vitamina per poter, diciamo, avere il massimo delle prestazioni fisiche di un individuo. I vegani dicono, magari alcuni vegani dicono che ma ci sono anche altri metodi alternativi che si riesce più o meno a compensare questa possibile carenza, no? Comunque è forse interessante sapere che ci sono dei vegani che bevono il latte, bevono il latte, ma di mucche protette, cioè di mucche che non vengono macellate. Ci sono raramente dei progetti in giro, poi ve ne parlo di uno molto interessante che hanno fatto in Inghilterra. Ci sono appunto in questo gruppo in Inghilterra, loro hanno tra i loro associati, in questo gruppo che si cura, appunto producono latte, si cura della protezione della mucca, hanno diversi dei loro soci che sono vegani, però il latte lo consumano perché sono sicuri che in questo caso particolare le mucche vengono protette. E anche per la questione dell'ambiente c'è qualcosa da dire, perché in realtà se seguiamo il metodo tradizionale di cura della mucca, no? Come venivano allevate le mucche tradizionalmente, non solo non erano un problema, non creavano nessun problema all'ambiente, ma fornivano un sostegno all'ambiente, lo sterco di mucca, il lavoro della terra, in diversi modi, no, la concimazione della terra, il tenere puliti gli ambienti, no, brucando l'erba, cioè in diversi modi la mucca forniva fornisce ancora nei posti. Noi abbiamo nel nostro movimento alcune fattorie, alcune praticamente quasi autosufficienti, dove appunto hanno le mucche, i buoi, coltivano la terra anche coi buoi, e non c'è nessun, come dico, è un valore aggiunto la mucca, fanno anche i medicinali con l'urina di mucca, con lo sterco di mucca, si fanno tante cose, prodotti molto utili, no? Per l'ambiente, per la salute dell'individuo. Però è anche vero che vengono trattate oggi le mucche, invece diciamo effettivamente ci sono grossi problemi, no? È un fatto che per grandi allevamenti si sa che per coltivare, non so, che per dar da mangiare una mucca con la stessa acqua che serve per allevare, ma loro poi c'è tutto incluso la macellazione, tutto il resto, eccetera, consumano tantissima acqua con la quale potresti coltivare grandi estensioni di cereali. Comunque, come diverse volte mi viene in mente questo detto di Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il nostro fondatore, no? Lui diceva che due errori non fanno una cosa giusta, no? Non è che il fatto che
poiché le mucche sono maltrattate, sono, no, non sono curate, non sono, allora niente latte, niente mucche, perché il latte è importante. Infatti la scienza vedica, per esempio, vi leggo un paio di passaggi dallo Srimad Bhagavatam, nel quale Prabhupada, rifacendosi alla scienza vedica, alla Ayurveda, spiega l'importanza del latte. Da questo Srimad Bhagavatam 1.8.5 Prabhupada dice: la protezione della mucca assicura abbondanza di latte, il più miracoloso tra tutti gli alimenti, che conserva i tessuti sottili del cervello, permettendo così di cogliere i valori o gli scopi, dice in inglese aims, gli scopi superiori dell'esistenza. Allora qui c'è un punto che viene difficile da capire per molte persone, magari anche vegani, che non hanno una coscienza spirituale, diciamo, una comprensione spirituale, o altre persone, studiosi o no, persone che lavorano, diciamo, nel settore, insomma, della salute pubblica o dell'alimentazione, non capiscono, per esempio, manca la scienza vedica, la Ayurveda è una scienza completa che considera l'individuo non solo dal punto di vista fisico o mentale solo, ma anche dal punto di vista spirituale, perché l'essere è composto da questi tre aspetti, anzi il vero essere è un essere spirituale, cioè se comprendiamo questo, l'essere vero, come spiega tutti ma anche le scuole tradizionali, le tradizioni spirituali, religiose di tutto il mondo insegnano che l'essere spirituale è vero, cioè che l'essere vivente è vero, è l'essere spirituale, l'atman, il sé, l'anima, che è rivestito di un corpo e di una mente, di un corpo grossolano e un corpo sottile. Quindi per essere completa se vogliamo creare un equilibrio completo in un individuo, dobbiamo considerare tutti questi aspetti, fisico, mentale e spirituale. La medicina occidentale considera più l'aspetto fisico e qualcosa quello mentale, spirituale quasi, no, generalmente non viene considerato, c'è molta ignoranza in questo campo. Invece la scienza vedica dà un panorama completo, anche considerando anche l'aspetto spirituale. Quindi questa informazione è interessante, che il latte è un alimento miracoloso perché conserva i tessuti sottili del cervello, permettendo così di cogliere i valori, gli scopi superiori dell'esistenza, cioè il latte ha questa priorità. Allora, a difesa di quelli che sì, ma quello che danno oggi non è latte, qualcuno dice. C'è del vero anche in questo, quello che consumiamo oggi, quello che il latte che vendono, quello commerciale, rimane ben poco di quello che è il prodotto vero, originale. Ma di nuovo, due errori non fanno una cosa giusta, cioè, ma il latte, allora dici produciamolo buono, cioè, capito, cerchiamo di avere, perché il latte comunque ha questa prerogativa che può, mantiene i tessuti, sono cose sottili, molto elevate, cioè se elevate non sono facilmente comprensibili, ma effettivamente ha questo effetto, e la scienza vedica è molto precisa, non sbaglia, sfida i tempi, arrivano le cose, poi le cose cambiano, le opinioni vanno e vengono, ma la scienza vedica da 5.000 anni va avanti, e nelle culture tradizionali dove le persone, per esempio, Prabhupada sempre nello Srimad Bhagavatam dice, nelle ere passate c'erano i saggi che vivevano solo bevendo tipo mezzo litro di latte al giorno, vivevano anche tanti anni, i saggi vivevano molti anni semplicemente bevendo mezzo litro di latte appena monto, dice Prabhupada, andavano nelle case delle persone, gli mungevano il latte sul momento, gli davano mezzo litro di latte circa, no? E lo viveva solo con quello. Il latte è così miracoloso che in se stesso, allora uno dice sì, ma il latte che c'è nel supermercato è un'altra cosa, sicuramente non è la stessa cosa,
Ma il latte ha questa prerogativa, se è vero, se è, capito, di mucche protette, appena munto, puro, ha questa capacità, cioè, non può fornire tutto ciò che è necessario per la vita di una persona. Certo, poi la vita, però i saggi si accontentavano di poco, diciamo, poi noi possiamo creare tante altre cose, la vita, cioè uno, no, vuole più varietà e va bene, infatti mischiando il latte sui prodotti con i cereali, legumi, eccetera, si possono creare tantissime preparazioni molto gustose. Poi sempre nello Srimad Bhagavatam 1.16.4, primo canto, sedicesimo capitolo, quarto verso, Prabhupada dice: la civiltà umana significa sviluppo della cultura brahminica. Cultura brahminica, i brahmana sono persone evolute, cultura brahminica è della cultura spirituale, no? Che ci sono dei valori spirituali. Civiltà umana significa sviluppo della cultura brahminica e per mantenere questa cultura è essenziale proteggere la mucca. Cioè, come dire, se vogliamo una cultura elevata, se siamo interessati a una società dalla coscienza elevata, coscienza spirituale, dalla elevata consapevolezza spirituale, se siamo interessati a quello, la protezione della mucca è essenziale, dice Prabhupada. Infatti, il latte è un alimento miracoloso, di nuovo, perché contiene tutte le vitamine necessarie a soddisfare i bisogni fisiologici dell'uomo e permettergli, qui poi ho visto meglio l'inglese, no? Prabhupada sceglie bene le parole, no? Lui dice, nella traduzione che trovate nei libri in italiano, dice, cioè il latte è un alimento miracoloso perché contiene tutte le vitamine necessarie a soddisfare i bisogni fisiologici dell'uomo e permettergli di svilupparsi ulteriormente. Nell'inglese, scusate, più precisamente Prabhupada dice, permette il latte di soddisfare i bisogni fisiologici, scusate, per conseguimenti o realizzazioni più elevate. Cioè, si capisce? Il latte ha questa prerogativa, può, no, soddisfare i bisogni fisiologici e anche permettere alla persona di cogliere verità spirituali molto elevate. È miracoloso, c'è questo potere. Infatti è nella scienza vedica è chiamata la religione liquida. O il Dharma liquido, il Dharma, no? I principi universali nella forma liquida, no? Allora qui un po', capito, i vegani, delle volte le persone che seguono la cultura vedica come noi, come il nostro movimento, no? Il movimento Hare Krishna o altri movimenti, è un po' paradossale, perché diciamo, noi, diciamo, almeno l'idea o quello che ci insegna la scienza vedica è proteggere tutti gli esseri viventi, incluse le piante. Ed è per questo che nella tradizione non si mangia neanche il cibo vegetariano, si mangia così, si offre in sacrificio, c'è un processo per purificare questo alimento, diciamo così. Quindi sentirsi, cioè, è abbastanza, come dire, no? Doloroso in un certo senso, perché la volontà è di voler proteggere le mucche e gli animali, però nello stesso tempo, e quindi usare il latte, ma nel senso, voler utilizzare il latte perché è utile, qui dice che è essenziale, importante, nello stesso tempo però appunto... anche se il desiderio è quello di non fare violenza, in qualche modo siamo partecipi alla catena della violenza consumando il latte, perché questo è: più le persone consumano latte e più animali vengono macellati, è tutta una catena. Ma io compro solo il latte, non mangio gli animali, bevo solo il latte. Purtroppo non è così, più latte consumi, più animali crescono, no? più riproducono gli animali e più animali vengono macellati. Quindi è vero, dobbiamo onestamente ammetterlo, anche quelli che seguono la cultura vedica, è vero che in qualche modo c'è una responsabilità. Consumando latte partecipiamo
o partecipiamo alla violenza verso gli animali, anche non volendolo, perché così oggi è il sistema, no? Il sistema commerciale, industriale funziona così. Quindi non è una cosa così facile da risolvere. Poi Prabhupada anche aggiunge un'altra riflessione a quale ho appena accennato, un'altra riflessione interessante. Questo riguarda un esame di coscienza per coloro che sono, appunto, che cercano di seguire la tradizione vedica. In un certo senso i vegani sono molto coerenti, no? Sono più coerenti, perché fanno violenza verso gli animali, non partecipiamo, noi ci asteniamo, non violenza, e quindi è più coerente come posizione, no? Sembra. Cioè non sembra, è più coerente, sì, logicamente parlando. Una persona invece che dice io bevo il latte, non mangio carne né uova né pesce, no? Seguo il sistema vedico, il sistema tradizionale, così. Non mangio né carne né uova né pesce, ma bevo solo il latte, non è sufficiente, c'è comunque, come ho detto, una certa responsabilità, si partecipa alla violenza degli animali consumando il latte, anche solo consumando il latte. Allora alcuni di quelli della cultura vedica, alcuni Hare Krishna, dicono che ma io il cibo, se il cibo che io assumo è prasadam, lo conoscete tutti cos'è il prasadam? No, prasadam vuol dire cibo offerto in sacrificio, no? Quello che si mangia nei centri di Krishna è cibo offerto con dei mantra, cioè non si mangia solo vegetariano, né carne, né uova, né pesce, ma il cibo ha anche una valenza spirituale, viene cucinato con devozione, offerto alla divinità con dei mantra in sacrificio e in questo modo viene purificato, diciamo, diventa un cibo puro. Infatti tradizionalmente le persone fanno anche, in India fanno anche chilometri, centinaia di chilometri per andare a prendere il prasada nei templi, o comunque diciamo tante famiglie, no, a casa loro stessa cucinano in questo modo, chi segue questa tradizione. Allora alcuni tra coloro che lo seguono dicono, ma tanto, diciamo, poiché il cibo che noi mangiamo, il latte che noi usiamo viene offerto, è prasadam, siamo liberi dalla responsabilità. Siamo liberi dalla responsabilità di, diciamo, di partecipare alla catena di violenza che c'è dietro il commercio del latte. Si capisce l'argomento? Infatti spesso ci sono discussioni, alle volte anche accese, per questo argomento tra persone, perché anche nel nostro movimento, nel movimento per la coscienza di Krishna nel mondo, sono 100 in tutto il mondo, abbiamo diversi anche guru, maestri spirituali che hanno leggermente visioni leggermente diverse su questo punto, no? Leggermente diverso questo punto, nel senso, se c'è o no la responsabilità, se è offerto in sacrificio. Allora alcuni dicono addirittura che perché Prabhupada aveva detto, per esempio, se noi prendiamo un cavolfiore, aveva detto, per esempio, no? Che è un essere vivente anche quello, e lo offriamo alla divinità, gli ha chiesto un devoto, ha detto lo offriamo in sacrificio, poi cosa succede all'essere vivente, a quell'anima lì del cavolfiore? Prabhupada dice, la prossima vita nasce come un essere umano, ha risposto, quell'anima fa un balzo avanti evolutivo e ottiene un grande progresso, no? Un grande sviluppo. Quindi alcuni dicono che prendendo il latte e offrendolo, trasformandolo in prasada, non solo non partecipiamo alla violenza, cioè non solo non abbiamo la responsabilità della violenza, ma addirittura diamo un beneficio alle mucche che hanno offerto quel latte. È un escamotage, dici. No, come ho detto prima, lasciatemi finire tutti i punti, che ce ne sono tanti, sono alcuni punti, so che non sono cose semplici, un minuto solo, dopo finiamo i punti, dopo.
Allora, potrebbe essere una posizione di comodo, potrebbe essere un ragionamento un po'. E infatti, come ho detto, anche nel nostro movimento, anche alcuni guru, per esempio, loro hanno fatto la scelta, alcuni tra i guru prominenti, maestri della nostra associazione del mondo, hanno fatto la scelta di consumare sì il latte, perché la scienza vedica, no? Dice che è necessario, sì, ma solo di mucche protette. Quello commerciale non lo usano perché comunque dicono che una parte di responsabilità c'è. Se noi partecipiamo in qualche modo alla violenza, cioè partecipiamo a questo sistema così crudele, diciamo, usato oggi per trattare questo sistema crudele di trattamento degli animali, ci porta della responsabilità anche a noi. E quindi volutamente hanno scelto questo tipo di atteggiamento. C'è una spiegazione interessante di Prabhupada, sempre Prabhupada nel Lettere dell'Istruzione, che diciamo ci rende un po' sobri, perché può essere sì una cosa di comodo. Io l'ho visto personalmente che nel nome, poiché è prasada, no? Poiché è cibo offerto a Krishna, allora uno fa festa di qualsiasi cosa, capito? Non... Sì, e Prabhupada diceva all'inizio va bene tutto, uno all'inizio, sai, dice ha sempre mangiato solo cibo, no? Come comune, diciamo, no? senza consapevolezza, non si è nutrito in modo consapevole, quindi nutrirsi solo di prasada è sicuramente un passo avanti. Quindi Prabhupada anche lui, quando le persone si avvicinavano, gli dava tanto prasada, no? Mangiate, no, capito? Cambiate, no? Gustate un modo alternativo di nutrirvi, no? Meno, più sano, più naturale. Però Prabhupada stesso, appunto, nel Lettere dell'Istruzione, come dicevo, anch'io ho visto persone che nel nome poiché è prasada si può mangiarne in abbondanza e non considerare, no, gli effetti. Però Prabhupada in un commento nel Lettere dell'Istruzione, che è il manuale per coloro che vogliono praticare il Bhakti Yoga, a pagina 12 dice: verdure, cereali, frutta, latticini e acqua sono i cibi adatti a essere offerti al Signore, come prescrive Krishna stesso. Ma Prabhupada ammette, no? Verdure, cereali, frutta, latticini e acqua sono i cibi adatti offerti per diventare prasada. Tuttavia, anche coloro che accettano il prasadam solo per il suo sapore piacevole e mangiano troppo, cadono vittime del desiderio di soddisfare le richieste della lingua, no? Sono vittime delle richieste della lingua, che come ha spiegato qui in questo stesso verso poco prima, dice quello è un ostacolo per una persona che vuole evolvere spiritualmente, deve sapere controllare i sensi, non deve essere schiavo della lingua, nella lingua, nello stomaco, nei genitali vanno controllati se vogliamo fare un reale progresso spirituale. Allora, dice, se una persona, dice, anche se è prasada, offerto a Krishna, ma se accettano il prasada solo per il suo gusto, sapore piacevole e mangiano troppo, cadono vittime del desiderio di soddisfare le richieste della lingua. Sri Chaitanya Mahaprabhu ci ha insegnato a evitare i piatti troppo raffinati, anche se si tratta di prasada. Chaitanya Mahaprabhu, lo sappiamo, il suo esempio è quando c'erano le feste, come dire, festa, facciamo festa, no? Nutriva i devoti, incoraggiava, no? Un giorno ogni tanto, ma non tutti i giorni, un giorno ogni tanto, però come sistema normale. Chaitanya Mahaprabhu è l'esempio, è Krishna stesso che è venuto in questo mondo per insegnarci come vivere, come praticare correttamente il Bhakti Yoga. Quindi Chaitanya Mahaprabhu ha insegnato a evitare i piatti troppo raffinati, anche se si tratta di prasada. Se offriamo piatti squisiti alla divinità con l'intenzione di mangiare quel cibo così buono, cioè se noi offriamo alla divinità, al maestro spirituale, chi anche tra coloro che seguono, no, il prasada, se l'intenzione è quella, restiamo coinvolti nel desiderio di soddisfare la lingua. E poi aggiunge un verso dopo Prabhupada, Sanatana Goswami, Raghunatha Goswami, nel quale dice che chi è che corre di qua e di là cercando di soddisfare la lingua, che è vittima, no, degli impulsi della lingua,
non potrà raggiungere Krishna, non può raggiungere Krishna. È molto sobrio, no? Come, no? Per chi, coloro anche, perché bisogna stare attenti, e le volte è facile stare attenti che nel nome appunto del prasada buono, poi dopo una persona cade, no? E nel desiderio, cioè, giustifica, no? Giustifica la propria partecipazione a una catena in qualche modo di violenza, perché oggi il sistema è così. Certo, questo problema non ci sarebbe se il latte fosse da mucche protette, non al di fuori del circuito commerciale. Quindi questo è anche un aspetto da considerare. È comodo dire, poiché è prasada, allora io sono a posto, posso fare, no, prendere qualsiasi cosa e non ho nessuna responsabilità. Allora, un progetto interessante a quale vi ho accennato prima è il progetto Ahimsa, che hanno fatto alcuni devoti di Krishna in Inghilterra. Hanno iniziato 10 anni fa, hanno iniziato con grandi difficoltà, veramente molto lodevoli, persone che credevano molto in questo principio che non bisogna fare violenza agli animali, ma il latte è necessario, no? Queste due cose, il latte ci vuole per un completo sviluppo dell'individuo, ma evitare la violenza verso gli animali. Allora, ho iniziato un progetto che hanno chiamato Ahimsa. Ahimsa vuol dire non violenza, appunto. E loro piano piano, nel corso degli anni, hanno costruito un progetto coraggiosamente, perché non è facile, coraggiosamente. Hanno fatto una presentazione recentemente, c'ero anch'io in Francia, hanno fatto un incontro europeo a settembre, e hanno spiegato che loro adesso, dopo 10 anni di lotte, non è stato facile, adesso hanno dei pezzi, sono riusciti a avere dei terreni loro. Prima hanno iniziato collaborando con altre aziende che erano sensibili verso gli animali, e poi hanno preso della terra loro, con l'aiuto anche di vari amici, persone altrettanto sensibili con le quali hanno collaborato. Adesso hanno 11 mucche, producono ogni anno 25.000 litri di latte, e hanno 150 clienti, diciamo. Questi clienti l'hanno iniziato proprio da soli, un po', diciamo, sono presi dalla terra, hanno iniziato piano piano, adesso, e loro riescono a vivere tipo quattro famiglie vivono in questo modo, si mantengono. Dice, ma come fanno? Il latte, i contadini si lamentano, chi ha il latte, no, le centrali, cioè, chi ha le mucche, gli comprano il latte a 50 centesimi al litro, no? come fanno a vivere, no? Allora loro hanno spiegato come fanno, no? Loro sono riusciti a arrivare a questo punto, dopo, come ho detto, ci mantengono 4 famiglie, proteggono le mucche solo con la produzione del latte e con l'associazione, cioè hanno fatto soci, sono 150 clienti o soci, che sono soci, hanno fatto un'associazione, che collaborano insieme, loro si iscrivono, o almeno una parte di loro, adesso tutti i dettagli non me li ricordo, comunque loro sono iscritti, pagano una cifra tipo annuale e gli viene restituita in latte, no? La cifra. Certo, il punto cruciale, cioè pratico, è che il latte che vendono loro non costa, quanto costa al supermercato? 1 euro più o meno il latte oggi? Anche di più, 1,50 euro, e loro 3,50 euro il latte lo vendono, 3,50 euro, troppo, ma il minimo per vivere, questo è il bello, perché dice, hanno dovuto lottare molto per potersi mantenere. Chiaramente è un latte a un altro livello, capito? Non è come quello che mangiamo, un litro di quello, non so quanti altri ce ne vogliono del latte commerciale che vendono, però lo vendono a questa cifra, 3,50 euro, ma in questo modo riescono a mantenere questo servizio per 150 famiglie, no? 150. I clienti sono persone sensibili, chiaramente, alcuni sono vegani, come ho detto, ma gli altri sono anche le persone che apprezzano la cultura vedica, sono non violenti, no? la protezione degli animali, quindi partecipano volentieri, come dire, pagano di più il latte pur di avere questo servizio, pur di evitare che gli animali vengano
vengono sfruttati e poi macellati, perché così finisce. Noi abbiamo provato anche noi ad andare a vedere in alcune aziende dove coltivano, dove producono latte biologico, dove sono un po' più attenti alla cura degli animali, però quando gli fai la domanda cruciale, la domanda importante è: ma poi quando non danno più latte cosa ne fai la mucca? O quando diventa vecchia cosa ne fate? E la risposta è sempre la stessa, dicono poi la vendiamo. La vendiamo, va al macello, va, vendiamo, ma se la vendi portano a macellare. Uno mi ha spiegato, uno di un'azienda qua che coltiva, mi ha detto, ma quello no, noi non guardiamo, no? Poi dove vanno, dove vuoi che vanno, capito? Cioè comunque, quindi non è completo il ciclo, non è completo, invece qui il ciclo è completo, mungono il latte a mano. Le mucche sono trattate benissimo, sono felici, continuano a dare latte, è incredibile, dice, continuano a dare latte anche dopo che il vitello. Questa è un'altra concezione non proprio centrata o completa, quella che dicono che il latte, alcuni dicono che il latte della mucca è solo per il vitello, non per gli esseri umani, ma non è vero. Non è vero, i Veda dicono, i Veda, ma l'esperienza pratica anche lo conferma, che le mucche sono fatte in modo tale per dare in sovrabbondanza latte, il vitello prima, certo, prima si va il vitello, e ce n'è in più anche per gli esseri umani, è fatta, come dire, la natura l'ha fatta in modo tale, e infatti in questa azienda e anche in altri fattorie, come ho detto, della nostra associazione nel mondo, hanno fatto più volte questa esperienza, che anche dopo che il vitello, diciamo, è cresciuto e non ha più bisogno di latte, diciamo, la mucca continua per anni, va avanti anni a dare latte, continua a dare latte per anni, anni e anni, 10 anni, 15 anni ancora. Certo, e se non viene munta soffre, brava. Così, quindi non è, la natura l'ha già fatta, è la natura che l'ha fatta in un certo modo. Quindi loro riescono in questo modo a proteggere le mucche, e naturalmente poi loro le portano fino, no, fino alla fine della loro vita, le proteggono in questo modo. Quindi possiamo fare, quando hanno fatto questa presentazione hanno fatto 4 livelli, ancora 5 minuti, 10 minuti finiamo, hanno 4 livelli, diciamo, di responsabilizzazione, diciamo, di responsabilità per coloro che consumano il latte. Il livello più basso, cioè il peggiore utilizzo è il latte commerciale, cioè se proprio dobbiamo usare il latte commerciale è il peggiore, perché come abbiamo detto è chiaro che entriamo in una catena di violenza. Un po' meglio, un livello un po' più elevato è il latte biologico, perché è questo esempio che ho fatto, no? Queste fattorie che almeno trattano meglio le mucche finché sono in vita, c'è un pochino più di umanità, c'è un po' più di attenzione, anche perché qualche volta anche calcolato, perché se le tratti meglio loro anche stanno meglio, producono meglio, cioè ci sono altri tipi di benefici. Comunque il latte biologico è magari un po' meglio, e comunque c'è meno violenza, almeno finché è in vita, e poi dopo comunque il finale è sempre lo stesso. Poi diceva un livello più elevato o un livello buono è appunto il latte di mucche protette, come questo AIMSA, no? questo progetto AIMSA che hanno facendo, e sta crescendo sempre di più, questo progetto è molto apprezzato. E poi c'è un livello ancora più alto, diceva, il latte dalla Goshala. Goshala è la stalla vedica, diciamo, nel quale la mucca, come nel sistema vedico, produceva latte per dare, viene offerto alla divinità nel tempio e ai devoti, cioè, capito, che nel quale la mucca proprio è come dire, è una cosa sacra, una relazione sacra, la mucca, l'essere umano, c'è una collaborazione perfetta, sono protette, amate, e il cibo viene tutto offerto in prasada, sacrificio, quindi quello è un cibo veramente dei pianeti celesti, no? Questi sono i livelli migliori, no? Shivaram Swami, che è un leader importante, che è stato il promotore di questa fattoria in Ungheria, Krishna Valley, che sta riscuotendo un grande successo, e sono tante università
professori universitari che portano gli studenti a visitare questa fattoria in Ungheria, che ha ricevuto tanti riconoscimenti e apprezzamenti, dicono che è forse il miglior villaggio, ecovillaggio europeo. Sono devoti di Krishna, no? Sicuramente comunque sono tra i più importanti, no? Che ci sono in giro nel mondo praticamente. Lui è il leader di quel progetto. Quando ha sentito appunto di questa presentazione, di questa AIMSA, lui ha detto, alla fine ha detto, se aderiamo, e loro l'hanno dimostrato in pratica, loro lo stanno facendo in pratica ormai da 25 anni, dice, se aderiamo al principio, questo è un messaggio per coloro che credono alla cultura vedica, che credono in questi insegnamenti, dice, se aderiamo al principio di proteggere le mucche, anche se all'inizio ci può essere molta lotta, come la IMSA hanno lottato molti anni, no, questo gruppo, alla fine ci sarà il successo, diceva, sicuramente sarà successo, perché è un principio, lui diceva, un principio divino. La mucca va protetta, il latte è un alimento necessario, se noi manteniamo questi principi e coraggiosamente li difendiamo, come stanno facendo questo gruppo, la IMSA, alla fine è un successo. E adesso queste persone, la IMSA hanno iniziato prendendosi parole da tanti, perché diciamo, ma chi te lo fa fare, cosa vuoi fare, non ce la farei mai a vivere, no? Mantenendo le mucche, proteggendole e solo vendendo il latte, non ce la farei mai, ma ce la stanno facendo, sono 4-5 famiglie e sta crescendo il progetto, no? Che si mantengono e stanno avendo sempre più riconoscimenti e apprezzamenti a tante persone, tra cui anche Paul McCartney, no? Paul McCartney dei Beatles, lui è un fervente, no? del vegetarianesimo, e stanno mandando, come anche questi ecovillaggi, no? Stanno, diciamo, lanciando un messaggio molto forte e importante per le persone. Allora, per concludere, noi qui anche al centro di Prabhupada Desh abbiamo, considerando appunto tutti questi punti, abbiamo anche noi fatto i nostri incontri per valutare tutti questi punti, per ora ci siamo predisposti, però è una scelta individuale, poi ognuno, come detto, ognuno di noi fa, comunque per informarvi, no? Siamo predisposti di fare, per esempio, più possibile, come questo incontro di oggi, sensibilizzare più persone possibile a questo argomento, no? E collaborare dovunque sia possibile, collaborare dove sia possibile nel creare delle iniziative per la protezione della mucca. Noi abbiamo avuto un po' di anni fa, avevamo le mucche, vorremmo ancora anche averle qua o collaborare con qualche persona che voglia farlo, quindi noi vogliamo, diciamo, desideriamo sensibilizzare sempre più persone su questo argomento e partecipare dove c'è possibile. Certo, non è una sfida, non è una cosa facile, eh? Non è facile trovare persone che hanno, come questo gruppo qui della IMSA, che hanno preso a cuore, no? Hanno, come dire, hanno rischiato del proprio pur di mettere in moto questo progetto. Non è facile trovare persone che sono pronte a sacrificarsi, curare le mucche, proteggere le mucche sono come i figli, no? Quando le porti in questo mondo, poi bisogna seguirle dall'inizio alla fine, no? C'è la responsabilità, non è che ci sia vacanze, divertimento, uno deve seguire, no? E allora non è facile, infatti non è facile, la cosa difficile non è trovare le mucche, no? Qualcuno ce le ha anche, ce le regalerebbe anche forse, qualche volta ce l'hanno proposto, difficile non è trovare le mucche, è trovare chi cura le mucche, però insomma... Noi crediamo in questo principio, ne parliamo, se c'è qualche iniziativa, qualche idea pratica, qualcuno che vuole veramente dedicarsi, siamo molto contenti di partecipare. Vediamo, no, se si può creare un progetto simile a questo della IMSA. Un altro punto che noi anche garantiamo in questo centro è che ci nutriremo solo di prasada, il cibo è solo prasada, sempre offerto, qui non si trova cibo che non è stato offerto in sacrificio, quindi è un cibo sempre comunque di una certa consapevolezza. È una scelta che abbiamo fatto, almeno, non riuscendo a fare di più per adesso, è consumare molto meno latte, stiamo usando molto meno latte, le feste della domenica, le feste anni fa se ne usava tantissimo. Adesso ogni domenica, anche oggi, abbiamo un paio di preparazioni vegane, sempre, no, siamo molto più attenti, abbiamo almeno dimezzato il consumo di latte, quello commerciale si intende.
poi se qualche volta qualcuno ci porta qualche prodotto sicuramente lo condividiamo volentieri, no? Si prende un po' di più anche per le divinità il latte biologico, dove si usa meno ma con più attenzione dove si può. Per adesso quello riusciamo a fare. Un'idea che hanno dato a questo incontro, lì all'incontro in Francia, che stiamo valutando, valuteremo nei prossimi incontri, anche hanno detto una cosa che si può fare è pagare qualche fattoria, cioè nel senso qualche fattoria locale, pagare del tipo, voi quanto vi costa vendere una mucca, no? Quanto vi costa una mucca, quanto vi danno quando la venderete, allora raccogliere noi qualcosa e proteggere una mucca anche in una fattoria non nostra, di un'altra persona, potremmo valutare anche quello, fare una raccolta, no? Raccogliere qualcosa insieme e magari valutare di proteggere dove possibile qualche mucca che poi darà il latte per noi e non verrà uccisa. Una cosa da valutare, un'idea che hanno dato lì che non avevo mai sentito, può essere interessante come piccolo passo, insomma, no? Per essere un po' più attenti verso la cura di questi animali così straordinari. Le mucche sono veramente, solo guardarle uno si tranquillizza, no? Se guardate le mucche, no? Sono gli animali più virtuosi, sono veramente una delle madri, vanno trattate, protette e si vede la differenza, no? Tra gli animali, sono proprio, si vede proprio la natura, no? Se stai vicino a questi animali la senti, senti che non sono tanto diversi da noi, no? Sono esseri viventi come noi. Bene, vi ringrazio. Hare Krishna. Bene, se avete qualche riflessione, commento, domanda. No, vorrei fare una riflessione. Ok, parlato soltanto di latte, no? Ma c'è soltanto il latte e yogurt, delle varietà di formaggi. Sì, grazie. Il latte, yogurt. Scusa. Giusto. Però mangio formaggio ogni giorno, altrimenti mi manca qualcosa. Certo, scusa, sì, io quando dico latte intendo latte e anche i suoi prodotti, latticini. Prabhupada ha usato anche il termine latticini. Sì, sì, può. Latte, anche il latte di capra, ci sono tanti tipi di latte, certo, il latte di mucca è più virtuoso, secondo la Ayurveda il latte di mucca è quello più che ha questo po' capacità, altri latti hanno altri aspetti fisici, danno dei certi benefici, nutrono a certi livelli, il latte di mucca ha quell'aspetto anche che favorisce anche, è molto virtuoso e favorisce anche o predispone anche per l'evoluzione spirituale, infatti si vede che più, no? Gli altri sono più forti, no? Magari gustosi, dipende dai gusti dell'individuo, però il latte di mucca ha questa valenza in più, no? La natura l'ha fatta così. Prego. Giusto. Non tutti, no. Anzi, adesso dicono che ultimamente stanno facendo più, usano più il caglio microbico, altri tipi di caglio, che anche sembra che con gli ultimi prodotti è anche meno costoso, perché lì va tutto col profitto, no? Però insomma ci sono sempre più prodotti con cagli vegetali, ci sono formaggi vegetali, no, solo prodotti vegetali, le scrivono sopra. In Germania è usato tanto, adesso li importano anche, ce ne sono, noi li usiamo. Qualcos'altro? Prego. Io ho sentito una lezione di Ayurveda l'altro giorno, che parlava delle acque? Erbe. Sì. Praticamente in India, addirittura ancora adesso, quando raccolgono queste erbe per fare le fiori essenziali, cantano di mantra anche durante la raccolta. Quindi praticamente hanno scoperto che queste piante non vanno a girare solo sul sintomo,
ma anche a un livello molto più profondo, a differenza degli oli essenziali che abbiamo qua, che vanno dietro solo sul sintomo, perché sviluppano una specie di, nel momento in cui raccogli proprio violenza, loro praticamente sviluppano delle sostanze irritanti che dopo vanno nell'olio essenziale, magari sono in misura, però producono queste cose. Quindi penso anche a, alle mucche, alle latte che esatto. Grazie, 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 sì. Perfetto. Le allevate ascoltando la musica classica producono un sacco di latte. E queste sono le prove personali. Sì, bene, esatto. Infatti anche in queste fattorie, anche loro, grazie, usano, addirittura loro usano musica classica, se no loro usano i kirtan, no? I mantra, no? Lì stesse esperienze, no? Sono molto, ma sono esseri viventi, no? Appunto, la natura è fatta, cioè noi dobbiamo ritornare a riarmonizzarci con la natura, allora le cose vanno bene. In passato, ma ancora adesso, ci sono nel mondo tante persone, basterebbe, Prabhupada dice, basterebbe un pezzo di terra e una mucca per far vivere una famiglia. Per vivere una famiglia basta organizzarci, no? Se questo sistema tradizionale per milioni di anni le persone hanno vissuto in questo modo, molto più sane di noi, in armonia, con la mente meno agitata, dobbiamo un po' ritornare a sistemi più naturali, già collaudati, no? Perché noi prima creiamo il problema, poi ne dobbiamo trovare un altro, poi ne creiamo un altro per cercare di riparare il problema, e ci allontaniamo sempre di più dal sistema originale, che è quello che è sempre semplice e naturale, funziona bene. Infatti, come ho detto, no, è incredibile, hanno fatto questo villaggio e le università vanno lì, no? I professori, studenti, molti gruppi universitari vanno lì per studiare un modo semplice e naturale di vita che è sempre esistito, voglio dire, no? Ma è una cosa straordinaria, ma com'è possibile? Non ci credono che si possa vivere in modo così semplice, non ci credono, dice, ma com'è? In Ungheria. Sono a 2 ore da Budapest, poi se vuoi ti do l'indirizzo, andate a visitare, ben interessante. Sì, è anche vero appunto che il latte che è commerciale, insomma, bisogna cercare di fare qualcosa, perché appunto un problema genera altri problemi, no? Certo. Certo, sì, il latte biologico è di qualità migliore di quell'altro commerciale, è chiaro. Di mucche protette è ancora meglio. E una volta ho bevuto un latte in India, appena munto, no? Che sarebbe normale, diciamo, però non capita mai, mentre viaggiavo per l'India. C'è un'altra cosa, capito? Dove che pascolano, mangiano l'erba fresca, capito? Sono serene, protette. È un altro livello proprio, lo senti, no? Speciale, certo. Sì, la qualità è molto più importante. Per quello vedi questo gruppo IMSA, loro, le persone hanno capito questo principio, pagano di più, no? Noi, guarda, io almeno personalmente sicuramente lo farei se sapessi che qualcuno coltiva, protegge le mucche, dà del latte di quella qualità lì, si potrebbe spendere qualcosa in più, non è sbagliato, perché effettivamente per poterle mantenere c'è un grande lavoro dietro, no? È chiaro, però hai un prodotto che è un livello, una qualità molto superiore, capito? Il valore nutritivo è molto più alto. Le corna? Ah, le ghirla. Si trattavano come un essere umano. Bene. Ha alzato la mano. Nella gamma dei vari commerciali, non è guardare il prezzo. Non è detto che quello che costa di più sia tipo non per forza il prezzo fa la qualità.
soia, sì. Certo. E non hanno gli stessi effetti che dovrebbe dare il latte, gli stessi. Però va bene, dobbiamo ognuno vedere il meglio che possiamo. Tanto stiamo lanciando qualche seme, vediamo se riusciamo a trovare qualche. Non ho capito. Il latte, se è buono e cattivo, lo senti. Pure. Certo. Speriamo che qualche persona coraggiosa inizi un progetto, no, di produzione, no? Di protezione della mucca e di produzione di latte a IMSA, no? Non violento. Che noi sappiamo, no, sì, c'è qualcuno. C'è una persona, no, difficile, hanno trovato recentemente degli amici su in montagna sopra Osoppo, su di là, che trattano molto bene le mucche. La moglie diceva no, ma io non le uccidiamo, però quando poi ha chiesto al marito ha detto sì, però dopo alla fine noi cosa facciamo, poi quando diventano vecchie io poi lo voglio vendere. Capito? Non è, ci voglio dire, è molto difficile, perché per loro è una perdita, capito? La gente alle volte fatica molto per vivere, allora pur di avere un guadagno sono pronte anche a prendersi questa responsabilità. Per adesso noi non, cioè io non ho molte informazioni. Certo, ci sono però dei prodotti migliori, come ho detto, fanno del latte buono, fanno dei formaggi, no? Anche appunto con cali vegetali. Però garantire, cioè, che la mucca tutta la vita, no, protetta e coltivata, è perché, come detto, è una sfida. Per quello dico, è molto lodevole quello che hanno fatto in Inghilterra, non è così facile, perché vuol dire veramente sacrificarsi molto e rischiare anche di non riuscire neanche a tirare a campana, no? Di non neanche riuscire a guadagnare a sufficienza. Però loro infatti, scusa, una cosa che ho dimenticato, la IMSA, loro anche non solo hanno i loro soci e collaborano, ma anche una delle loro funzioni è la formazione, l'educazione dei clienti, perché loro spiegano quello che fanno, li incontrano, gli spiegano come curano le mucche, no, mungono a mano, capito, curano i vitelli fino a sufficienti anni e poi dopo fino alla fine della vita come le trattano, capito, gli mettono la musica, cioè, capito, vengono curate, sono molto attenti anche nel formare le persone, perché anche noi non siamo formati nel capire l'importanza di questo, della protezione della mucca. Ma le mucche vengono 20-25 anni, no? Di solito una mucca. Sì, esatto, sono molto più serene. Sì. Bene, speriamo, dai, che qualcuno, no, trovi la forza. Noi magari da parte nostra, io dico, se trovassimo delle persone che hanno questa volontà, dovremmo giustamente anche partecipare, pagandolo magari di più il latte, impegnarci magari per, speriamo che qualcuno trovi questa volontà, sarebbe un bel gesto. Grazie a tutti per l'attenzione, Hare Krishna, Hare Krishna.